Oggi, nella drammatica situazione del nostro paese, Napoli, come il suo patrono, sta dando ancora una volta il meglio di se stessa. Si vanno moltiplicando le iniziative di sostegno per chi è in difficoltà. E comunque anche l'immagine di un cesto calato da un anonimo balcone a tutti costoro e soprattutto al personale sanitario che si sta praticando per la cura dei contagiati. Ma è l'appello che abbiamo fatto anche noi e condivido, perché noi siamo in piena pandemia sanitaria, siamo già in epidemia sociale ed economica, dobbiamo evitare che diventi contagio criminale. Per ora la città ha retto, grazie a quella generosità, al volontariato, alle istituzioni locali. Noi siamo arrivati a 130.000 persone sinora, una grande rete popolare di solidarietà, ma non potrà durare a lungo se lo Stato non immette liquidità nelle tasche delle persone rimaste senza soldi, nelle attività economiche che rischiano di non ripartire, ai territori tutti che potrebbero non reggere di fronte a uno tsunami sociale ed economico senza precedenti. Bisogna fare presto, come ha detto il Cardinale, bisogna vedere chi è più rapido, se lo Stato o il crimine. Io credo che non possiamo perdere questa corsa. Noi ci siamo, se lo Stato ci sostiene, ce la faremo anche questa volta. Ma comunque, a prescindere, Napoli non mollerà e sono convinto che vincerà sia la battaglia sanitaria, oggi San Gennaro ci darà sicuramente una mano, sia la tensione sociale ed economica e soprattutto impediremo alle forze del male di riconquistare terreno nella nostra città.